Allora, ciao a tutti e mi dispiace fare questo video nel periodo di Natale, però purtroppo capitano queste cose ogni tanto e quindi sono costretto anche a difendermi pubblicamente, visto che pubblicamente vengo diffamato. La diffamazione sta che un signore, io al contrario suo non faccio nome e cognome e quant'altro, ma pubblicherò il sito dove lui pubblicherò il video anche dove lui ha fatto questa cosa, e così in modo tale ci guardiamo negli occhi, le persone possono capire bene quello che è successo. Quello che è successo è che questo signore ha preso un prisma di Herschel, quindi come lui dice ha messo la fotografia, ha comprato questo prisma di Herschel dicendo gli è arrivato dopo un tot di giorni, non subito quindi, si è fatto risentire dicendo che il prisma di Herschel era rovinato e c'aveva un problema. Il problema che lui diceva che lo specchio, il prisma all'interno era rovinato e aveva qualche difetto. Io ce l'ho ancora qui il pezzo del signore. E quindi che c'era questo difetto. Va bene, noi ci attiviamo, facciamo restituire il prodotto, lui ci rispedisce il prodotto per poterlo cambiare. Lo vediamo il prodotto, lo apriamo, lo controllo, tutto quello che sia, e quel segno che lui vedeva non era nient'altro che una cosa di polvere. Ok, ora siccome noi abbiamo chiesto anche, siccome sulle spedizioni noi abbiamo l'assicurazione, abbiamo anche detto, guardi, lei ha accettato con riserva tutto, sì, lui dice di sì, noi contattiamo anche il corriere, eccetera, eccetera, che tramite PEC ci fa sapere che comunque non è stato posto nessuna riserva. Però noi, ovviamente, siccome il prodotto sta qui, sta a posto, non ha problemi, quindi non c'è necessità di fare assicurazione e quant'altro sul prodotto, prendiamo e riteniamo, dice ok, se questo prodotto per il signore non va bene, glielo cambiamo con un altro, sempre prisma di Herschel. Glielo spediamo, glielo mandiamo, eccetera, eccetera, e lui dice che il prisma non è uguale perché manca una custodia di plastica. Invece, gli è arrivato il contenuto nel cartone. Va bene, il prisma dice che no.